cominciato a studiare questi fenomeni perché nessuno li voleva studiare. Io non me ne volevo assolutamente occupare, anzi, però allora lavoravo nel Centro Ufologico Nazionale. Sono stato 35 anni in questo centro e, come succede spesso, no? Vacci te, mi dicevano, e io ci andavo. E così mi hanno detto una volta, vacci te, e io ho cominciato a studiare questi fenomeni. Poi, come sono venuti fuori i primi dati, hanno cercato di tapparmi la bocca, ma purtroppo quando io comincio a fare una cosa la devo portare fino in fondo. E così poi me ne sono andato dal Centro Ufologico Nazionale. Ma di questo ne parliamo semmai dopo. In realtà, questa sera cominciamo con fare un discorso diverso, la cui però origine è la stessa, cioè vacci te. All'interno del Centro Ufologico Nazionale c'era, io facevo parte del consiglio direttivo, che è un gruppo di persone le quali in qualche modo regolavano sia le informazioni che gli studi di questo ente di tipo civile. E però era fatto di personaggi che non avevano un background culturale di tipo tecnico e scientifico. Io ero l'unico, ero chimico, facevo il chimico organico sulle reazioni, i meccanismi di reazione, queste cose qui. Quindi avevo una mentalità un po' diversa da tutto il resto. Per cui quando c'è qualche problema che loro non sapevano risolvere, mi dicevano vacci te, pensaci te, fai te. Così mi trovai a dover analizzare una serie di dati che riguardavano alcuni testi antichi, in questo caso indiani, dell'India, che parlavano di macchine volanti, di cose strane. Vedete, nel problema ufologico, una volta c'erano gli ufologi, una volta facevo l'ufologo, ora non lo faccio più l'ufologo, cioè faccio un'altra cosa. Mi verrebbe voglia di dire faccio la persona intelligente, però non lo posso dire. Cioè, bisogna che dicano semmai gli altri che magari non sono d'accordo con me. Cioè, ho cercato di fare un passo avanti. Questo non è che voglio fare una critica agli ufologi, gli ufologi italiani, che poi sono come tutti quegli altri nel mondo, non cambia nulla. Però l'aspetto dell'approccio al problema è un aspetto che deve essere modificato nel tempo. Te più capisci le cose, più capisci che l'approccio che usavi prima era sbagliato, quindi lo devi modificare. Non si può fare un approccio giornalistico al problema ufologico. Sì, magari si faceva 30 anni fa, si scrivevano i libri dicendo quello che la gente riporta, le testimonianze. Sì, le testimonianze vanno bene, anzi, benissimo, però ci sono anche le misure da fare. Capite? Io poi facevo il chimico allora. Oggi non faccio più neanche il chimico, qualcuno dice che faccio l'alchimista. E vedrete, vi accorgerete che forse hanno ragione. Però la cosa nasce così. C'è una branca dell'ufologia che si chiamava allora clipeologia, perché prendeva lo spunto, il nome, dal fatto che gli antichi romani vedevano i clipeus ardens che volavano sulle loro teste. Il clipeo è lo scudo, quella cosa tonda che usavano i romani. E qualcuno ha pensato, voi vedete che questi clipeus ardens in realtà sono UFO, solo che gli antichi romani non sapevano una mazza di queste cose e dicevano, ma ci volano sulla testa gli scudi ardenti. Nasce l'idea che si possa pensare che il fenomeno ufologico non sia nato nel 1947, ma il 1947, data fondamentale per cui c'è il famoso UFO crash di Roswell. A Roswell in America sembra che sia caduto un oggetto, forse due, che si è fatto in mille pezzi. Tutti hanno raccontato un sacco di cose, filmati, film, testimonianze, libri. Nel 1947 Kenneth Arnold, che è un signore, un commerciante che volava col suo Piper in America per problemi di affari, sapete, loro in America ci sono delle distanze molto grandi, si spostano con l'aereo. E un bel giorno, sempre in quel periodo lì, vede queste cose, questi flying saucer, piatti volanti, su coup, dicono i francesi, che non si vogliono sporcare le mani perché sono nazionalisti con le parole inglesi, come in realtà facciamo noi. E da lì nasce l'idea, guarda, ci sono gli UFO. Però dovete capire che le cose nascono non nel momento in cui te ti accorgi che ci sono, quello è il momento in cui te le hai viste,
E prima c'erano lo stesso questi fenomeni, solo che non se n'era accorto nessuno? Boh. Ecco, qualcuno ha cominciato a pensare che se si scavava nella storia si potevano avere informazioni sulle testimonianze opportunamente scritte, con i prerequisiti di quei poveri disgraziati che magari 300, 400, 500 anni fa, 1000 anni fa, descrivevano un fenomeno di cui non conoscevano nulla, beh, che queste comunque descrizioni potessero esistere nei rapporti e nelle storie antiche, nei libri antichi. Nasce la clipeologia. Tutto ciò che è ufologico prima del 1947 è di natura clipeologica. E noi, da bravi italiani, cominciavamo a dire, si studiavano questi fenomeni ci sono sempre stati, non ce ne siamo accorti fino al 1947, ma ora ce ne siamo accorti. Ma prima, riuscire a dimostrare che anche prima c'erano questi fenomeni poteva essere importante, perché allora io, da bravo bischero, credevo che bisognasse mettersi nelle condizioni di portare più prove possibili alla comunità scientifica, perché la comunità scientifica, davanti a una grande quantità di prove, avrebbe capito che il problema ufologico esisteva. Quindi portare anche a testimonianza le testimonianze antiche, anche se scritte in un modo particolare, perché gli antichi non usano i sistemi che usiamo noi nel descrivere le cose, beh, insomma, lo scienziato si sarebbe accorto che questi fenomeni accadevano. Quindi era importante studiare il fenomeno ufologico anche prima del 47. Sbagliato. Agli scienziati del fenomeno UFO non gliene può fregare una mazza, niente. Questo poi lo vedremo e mi porterà poi nel corso degli anni a cambiare tipologia di comportamento verso la scienza ufficiale. Io che vengo dalla scienza ufficiale, mi capita una serie di circostanze che meraviglia, mi capita una serie di circostanze in cui, per puro culo, vengo a conoscenza di alcuni libri, alcuni testi non europei, in particolare un testo, quindi una cultura completamente diversa. Questo, uno dei testi di cui parleremo questa sera, è un testo indiano, ce ne sono molti. Nella mitologia indiana si parla di antiche macchine volanti. Allora posi la mia attenzione su questa storia e cominciai a cercare di capire se gli antichi indiani dell'India, la loro antica civiltà, per qualche misteriosa ragione poteva essere venuta in contatto, che ne so, con una civiltà extraterrestre? Punto interrogativo. Sono studi fatti diversi anni fa, con una mentalità differente da quella che avremo oggi. Un approccio differente. Beh, perfetto. Vi dirò che dietro questa storia poi c'è anche una storia personale, la mia convivenza con alcuni soggetti del Centro Ufologico Nazionale, che è tutta da ridere ora. Dopo anni, quando te ne sei uscito, vedi le cose dall'esterno, le vedi completamente differenti. Quando sei all'interno non capisci granché. Questa è sempre stata così, sta storia. Allora, vediamo un po' se riesco a cambiare. Sì, benissimo. Bisogna parlare un attimo della civiltà della Valle dell'Indo. Io una cosa che non faccio mai è fare delle slide piene di foto di scritte. Le slide piene di scritte non si vede niente, non si capisce niente, però l'ho dovuta fare per forza così, perché le cose importanti ve le dico io, come alcune cose che sono sulle scritte. Perché ci ho messo tanto scritto? Ci ho messo tanto scritto perché questa cosa può essere messa su internet e qualcuno dalla Sicilia, senza venirsi a rompere le balle qui, se la può leggere da casa sua, con uno scritto come se io gli avessi raccontato le cose. Ecco perché c'è tanto scritto. Non si fa, Però la civiltà dell'Indo, guardate, noi veniamo dagli antichi romani. Gli antichi romani avevano preso tutto dai greci. I greci avevano copiato gli ebrei, grande civiltà. Gli ebrei avevano copiato tutto dagli egiziani. Gli egiziani avevano copiato tutto dai babilonesi. E i babilonesi non avevano copiato tutto dalla civiltà della Valle dell'Indo? Siamo già saliti oltre 12.000 anni fa. Queste grandi civiltà, la Valle dell'Indo, Roma, Giza, sono caratterizzate, l'Iraq, sono caratterizzate dalla presenza di grandi fiumi. Il Tigre, l'Eufrate, l'Indo, il Tevere, se volete, il Nilo. Perché? È chiaro che
tanti anni fa ci volevano le autostrade, le autostrade non c'erano, se c'era un fiume che poteva essere navigabile, questo ti permetteva di spostarti e di prendere un sacco di informazioni anche dalle popolazioni vicine. Era evidente che comunque dove c'erano i grandi fiumi ci sarebbe stata la civiltà. L'idea fondamentale che gli egiziani avessero copiato tutto da Babilonia è un'idea fondamentale che si insegna nelle università. Il Papa questa cosa non la sa, non gliela diciamo perché sennò poverino ha uno sturbo, però il popolo ebraico tecnicamente come popolo ebraico non è mai esistito, nasce dalla, non c'è la storia, non ci sono testimonianze di una migrazione di un popolo ebraico nel deserto. La figura, qualcuno dice che la figura di Mosè fosse legata a Tutmosis III, il faraone monoteista, il quale cacciato dai suoi sacerdoti si prese 2000 disgraziati e costruì questa popolazione alla quale doveva insegnare qualcosa, doveva dare degli insegnamenti. E allora ha fatto un po' come ha fatto Boss in Italia, no? Cioè, quando te non hai una tradizione, te la inventi. Allora Bossi ha detto di essere un celtico, no? È uguale, anche Hitler ha detto di essere. Tutmosis III, Mosè, dice che c'è la Bibbia, c'è un grande libro che però in realtà era legato alla tradizione egiziana. Non pensando che la tradizione egiziana fosse legata alla tradizione babilonese. La Bibbia è legata alle 64.000 tavolette trovate a Babilonia, dove c'è la traduzione esatta di quello che succede nella Bibbia. Pensate, a Babilonia c'è nella Babilonia, in realtà non si chiama più Babilonia, Kadingir-ra, il posto dove vengono visti passare gli dèi, il cancello degli dèi. C'è la statua della Madonna, Madonna babilonese, con il babbo, il Giuseppe babilonese, e il bambinello, il quale nella storia di Babilonia nascerà, farà i miracoli, morirà sulla croce. Solo che questi hanno la faccia del serpente, perché a Babilonia c'era il dio serpente e quindi loro, queste tre statuette, se voi andate al museo, le trovate con la faccia del serpente. C'è la figura di una Pistin, non c'è Noè, cambiano i nomi ma il risultato è sempre lo stesso. Andando indietro, Babilonia deriva dalla civiltà dell'Indo, molto probabile. Questa cosa non si sa, è un anello di congiunzione che manca. I sanscritisti che io ho contattato, perché mi sono chiesto questa cosa, mi dicono che c'è la probabilità non riconosciuta, quindi ve la do come ipotesi, che tutto quello che viene da Babilonia, dalla civiltà dall'Iraq odierno, era in realtà qualcosa che veniva dalla valle dell'Indo. Valle dell'Indo, ci siamo. Civiltà incredibile, siamo a 3.000 anni prima di Cristo. 3.000 anni prima di Cristo c'è una scrittura nella valle dell'Indo, ci sono circa 1.000 siti importanti. Una scrittura importante che si fa con degli stampini, sono stati ritrovati 1.000 simboli, 1.000 stampini, si traducono male questi stampini oggi, questa lingua è difficilmente comprensibile perché le parole più lunghe sono al massimo di 5-6 stampini, ne vedete qui alcuni, è un esempio, però è una scrittura molto evoluta. La lingua, che è una lingua dravidica, in realtà si distingue in 2-3 ceppi importanti, di cui due sono per noi questa sera più importanti di tutti. Una è l'hindi, quella che poi darà origine all'indiano normale, e l'altra è il sanscrito, la lingua degli dèi, che non solo è la lingua degli dèi, ma è la lingua dei nobili, di coloro che hanno cultura e così via. Ora, in questo contesto, 3.000 anni fa, ci sono molte città, 10, di cui due ci interessano in particolar modo questa sera, che sono Harappa e Mohenjo-Daro. Vedremo poi sulla cartina dove stanno, così ci facciamo anche un po' di idea di dove sta l'Iraq rispetto a questa situazione. Guardate, questa è Mohenjo-Daro, Mohenjo-Daro, Harappa. Mohenjo-Daro sta su una collinetta. Vedete, noi ci abbiamo, guardando queste immagini uno pensa a Pompei, ci assomiglia, no?
solamente che qui siamo a 3000 anni prima di Cristo. Ci troviamo con le case di 5 piani, con l'acqua corrente fino al quinto piano. Le strade sono di circa 6 metri, la più grande, con a lato, tutte asfaltate di lastroni, a lato il posto per quello che noi oggi chiameremo il cassonetto della spazzatura. Pensa, Mongiodaro, Napoli, sono passati tanto tempo, ma mi sembra che abbiamo peggiorato. Però, se può fare. Questa è una grande piscina che si trova al centro di Mongiodaro, sotto una stupa, vediamo poi di cosa si tratta, che è stata bitumata perché l'hanno così resa impermeabile. Questa civiltà ha una caratteristica fondamentale nella costruzione delle case. Io prima di fare il chimico, ahimè, facevo il geometra. Se continuavo ero ricco. E invece poi ho fatto il chimico. I mattoni a Mohenjo-daro vengono cotti. Sì, certo, oggi tutti cuociamo i mattoni. Ma allora in realtà facevano gli impasti e li mettevano a seccare al sole, gli altri. La cottura di un mattone prevede che te debba bruciare un casino di legno e fare un bel po' di fuoco. Questo prevede che loro, per cuocere questi mattoni, hanno disboscato tutta la zona della Valle Lindo, che dove non ci cresce più niente rispetto a quello che c'era prima. Però rappresenta un upgrade della civiltà. È come dire i romani e la Sardegna. Andate in Sardegna, l'albero più alto è 40 centimetri, perché i romani e gli altri ci hanno costruito le barche con tutte le legne della Sardegna. Questa è una piscina per il bagno, civiltà sociale, socializzazione, la stupa che sta a metà, cioè al centro della città, è il granaio. Contiene tutte le risorse più importanti, perché se venivano dall'esterno, il grano doveva essere la cosa più preziosa tenuta all'interno, cioè c'è un modus di costruire le cose, di fare le cose. Harappa è lontana circa più di 500 km da Mohenjo-daro. Mohenjo-daro, vedete nelle cartine, questa è un'antica cartina della Biblioteca Marciana di Venezia, questa è la cartina reale, Delhi, la civiltà arriva fino qui, questo è il Pakistan, qui c'è la Valle dell'Indo. Questa è una cartina presa dal satellite, Mohenjo-daro, Harappa, Delhi, siamo qui. Negli antichi testi, quella che oggi si chiama Mohenjo-daro, che è in Pakistan, sembra che si chiamasse in un altro modo, si chiamava Lanka, no Sri Lanka, Lanka e basta, perché Lanka vuol dire isola, infatti Sri, lo stato dello Sri, là, è un'isola. Ma come mai è un'isola? Qui non ci sono isole, qui è la Valle dell'Indo. Se si va a studiare morfologicamente quella zona, si scopre che l'Indo si apriva in due rami, poi si richiudeva dall'altra parte e faceva un'isola nel mezzo. La gente oggi che studia queste cose pensa che Lanka, cioè l'antica Mohenjo-daro, fosse, che oggi non è più, effettivamente un'isola all'interno dell'Indo. Va detta subito una cosa. Quando io arrivo a interessarmi di queste cose, c'era un signore, c'era tuttora, credo, nel Centro Ufologico Nazionale, che si chiama Giulio Perrone, che era stato amico di un signore che si chiamava David Davenport. David Davenport era di madre indiana e di padre inglese, abitava in India, conosceva 5 lingue e moltissimi dialetti indi. Molto bene il sanscrito, e quindi aveva avuto modo, perché si era interessato di queste cose, di studiare alcuni testi antichi che aveva trovato da quelle parti. Li studia, pensa che nei testi antichi ci siano delle motivazioni che gli facciano credere che qualcosa di tecnologico è successo 3000 anni prima di Cristo, e ci scrive un libro in Italia, pubblicato da Sugarco, è una casa editrice che ora non c'è più, che praticamente ha questo nome, Battaglia 2000 avanti Cristo, guerra atomica. Questo è un po' il discorso, come 2000 avanti Cristo, guerra atomica? Sì, perché lui va a Mohenjo-daro, cioè l'antica Lanka, e studia i reperti che ci sono. Allora voi pensate che lì è un dominio inglese, gli inglesi che hanno sotto il loro dominio ex coloniale prima del Pakistan, perché ora c'è il Pakistan, questa zona
Loro non scavano niente, perché se dovessero scavare, lì ci sono i tombaroli come da noi, si portano via tutto. Allora aspetteranno che la posizione sociale, politica di quel posto abbia raggiunto una certa tranquillità, allora daranno via agli scavi. Però quello che c'è è fuori, c'è un museo, si può visitare e si scoprono delle cose interessanti. Lanka, una cittadina il cui numero di abitanti non si conosce, ma era forse, c'è chi dice 30.000, c'è chi dice 150.000. Quello che si vede studiando la mappa è che al centro di Lanka c'è una striscia di case, di mattoni, completamente bruciati. Bruciati, cioè sarà lunga 900, un chilometro e mezzo, qualcosa del genere, larga 90 metri, come se ti avessero passato sulla testa con una macchinetta per farti la rasatura, così. In questa coda c'è i mattoni di cui abbiamo parlato prima, che sono completamente fusi. Io di questi mattoni ne ho analizzati, ne ho catalizzati, ne ho catalogati una trentina, perché mi furono portati dall'India, al prezzo di avere le mani tagliate, perché lì i pakistani, se porti via una cosa, ti tagliano le mani. Però fortunosamente o fortunatamente noi abbiamo avuto modo e abbiamo visionato, abbiamo filmato questi materiali. Come si presentano questi materiali? Il mattone che voi vedete, con cui è stata costruita mezza città, sopra è completamente fuso, annerito con le bolle, un materiale vulcanico. Sotto è perfetto. L'analisi che venne fatta e che fece David Davenport a quei tempi all'Università di Roma, erano tempi antichi, non c'erano le cose che abbiamo oggi, la DSC, cioè quella che si chiama differential scanning calorimetry, insomma questa cosa strana. Tutte macchine ora sono delle macchine estremamente complicate, ma molto facili da utilizzare. Te le prendi, metti un cosino lì, pigi un pulsante, te ne vai a bere un caffè, quando torni la macchina ti ha detto tutto di questo campione. Ecco, e ne basta pochissimo, un milligrammo, due milligrammi. Allora non c'era questa cosa, e l'istituto di analitica che studiò questo problema, alcuni di questi campioni, disse che erano scaldati a una temperatura molto elevata, tra i 600 e i 900 gradi, in tempi ridottissimi. Ed è per questo che solo la parte superiore si era fusa, ma la parte di sotto no, era rimasta normale. Questo per una specie di striscia lunga circa quasi un chilometro, che passava per il mezzo della città. Il nostro buon sanscritista dice: vedi, questa è una prova che è successo qualche cosa a quei tempi. Non solo, vanno a cercare gli scheletri delle persone, come fosse a Pompei, e non ci sono scheletri di esseri umani, ce ne sono una decina solo, mentre ci sono tutti gli scheletri degli animali, gli animali domestici, le mucche, il cane, il gatto, la gallina. Gli esseri umani no. Si trovano nelle stanze come se qualcuno avesse voluto abbandonare la zona rapidamente, quindi i piatti con le posate. I 10 scheletri che vengono trovati sono tutti ammucchiati da una parte e come se fossero stati in qualche modo, si può ipotizzare, scaraventati contro un muro da un'onda, un impatto forte. Vedi, ti dice David Davenport, qui c'è stato quello che io ho trovato negli antichi testi. Negli antichi testi indiani c'è scritto che l'antica città di Lanka fu teatro di una lotta fra dei. E lui dice, questo era un modo di vedere le cose di allora, gli dei non c'erano, c'erano magari gli extraterrestri che si facevano la guerra tra di loro sul territorio, sul teatro terrestre. Sì, OK, lui me lo dice, studiamo i testi antichi, però il problema è che Giulio Perrone, che era il personaggio del Centro Ufologico Nazionale che vi dicevo prima, molto amico di David Davenport, quando David Davenport morì a meno di 40 anni, colpito da un tumore, lasciò a Giulio Perrone un sacco di materiale. Questo materiale mi venne in parte minima fatto studiare a me. Poi vi dico come, anzi io lo dico subito. La prima cosa che si fece, mi vennero consegnati tre pezzi che David Davenport diceva aveva preso nel posto dove lui riteneva fosse scoppiata questa bomba atomica da teatro. Lui la chiama così nel suo libro. Cosa si poteva fare? Io faccio il chimico organico, non faccio il chimico analitico e neanche
e mi interesso di chimica atomica. Dire chimica atomica è un controsenso, perché forse non ci avete presente, il chimico si interessa dei 3 o 4 elettroni che stanno proprio fuori dell'atomo che sto guardando. Il fisico guarda nel nucleo, sono due cose completamente differenti. Quando il chimico vuol guardare nel nucleo si chiama chimica atomica. Sì, però invade il campo di un altro, sono energie completamente differenti. Però nel nucleo c'è una cosa importante. C'è il problema dei radionuclidi, cioè se c'è veramente stata un'esplosione atomica in quel posto lì tanto tempo fa, ci deve essere una percentuale di radionuclidi, cioè di quegli atomi che hanno compartecipato all'esplosione atomica, ma con dentro alcune diversità, soprattutto nei neutroni. I neutroni non contano nulla, però un neutrone in più o un neutrone in meno la macchina lo vede. L'uranio invecchia, si divide in altri elementi più piccoli, e di questa quantità, di questi elementi, noi ne possiamo avere una indicazione che ci dice quanto tempo è passato dalla botta, se io ho fatto scoppiare una bomba atomica, e se questa bomba atomica effettivamente c'è stata, perché devo trovare degli elementi che hanno una certa radioattività. Beh, cosa posso fare? Potevo fare l'analisi, ma l'analisi nel nostro laboratorio non si poteva fare. Allora io di nascosto do questi 3 campioni a alcuni soggetti che lavoravano, allora si chiamava il CAMEN. Ci avete presente Livorno? Bene, a Livorno c'è una delle più grosse basi militari americane che ovviamente, senza dirci niente a noi, spupazzava materiale radioattivo, tra cui testate nucleari negli anni 70, a destra e a sinistra. Questi sono dati, non che mi sto inventando, ma che vengono dalle relazioni della Camera dei Deputati. E loro avevano un laboratorio che poteva fare queste analisi. Allora detti alle persone civili che lavoravano in questo laboratorio questi 3 campioni perché mi facessero queste analisi. Le analisi sono state fatte 3 volte e qui queste sono le fotografie dei 2 campioni, 2 dei 3, e qui ci sono le analisi. Nelle analisi, se uno se le va a vedere, scopre che c'è torio, uranio, potassio 40 in una quantità decisamente superiore a quella possibile per l'Italia, per esempio, per costruirci con questo materiale delle case, perché è talmente radioattivo che te viene il tumore dopo 3 mesi. Oh cavolo, ma allora se questo materiale è radioattivo vuol dire che forse David Davenport aveva un minimo di ragione, ce l'aveva, o forse c'era qualche altro motivo per cui doveva essere radioattivo sta cosa. Il fallout generale, cioè la radioattività di Mohenjo-Daro, no, non è questa. Te esci dalla zona e non c'è questo tipo di radioattività, però stranamente sembrava che questo tipo di prova che noi avevamo fatto poteva essere in accordo con quello che diceva il nostro amico Sastridista. Ma non finisce qui. Perché? Perché David Davenport aveva studiato un certo numero di testi sanscriti antichi, dai quali aveva tirato fuori una mappa del cielo, che è quella lassù, che poteva essere la mappa del cielo che si vedeva in quel periodo lì dalle città evolute. Cioè gli antichi indiani, sembrava, perché c'era scritto nei testi, avesse una cultura su come era fatto il nostro cielo, dove stavano le stelle, piuttosto grande. Non solo c'era questa mappa, poi la vediamo meglio in grande, ma c'era anche, lui aveva costruito un grafico in cui dava il nome delle stelle, c'è il nome sanscrito e c'è il nome in italiano, vedete? Per esempio, ci sono i vari nomi, Andromeda, il Toro, Auriga, Leone, i sistemi stellari alfa, beta, gamma, quelli che sono, c'è il nome in sanscrito, c'è il nome convenzionale, e c'è una strana colonna dove c'è scritto pianeti abitati, sì, sì, no, sì, pianeti abitati, c'è una collegamenti con sistemi esterni, sì, sì, no. E poi ci sono delle note che a me non sono mai giunte. Questa è quello che David Davenport tira fuori dai suoi scritti.
Questa è la mappa, voi la vedete così, io è l'unica che mi è rimasta dai tempi in cui lavoravo nel Centro Ufologico Nazionale, perché poi quando sono stato cattivo, sono diventato cattivo, allora per loro non mi hanno più dato accesso ai loro documenti. Benissimo. Allora Giulio Perrone mi dà questa cosa, che era una eliografia, che era lunga da qui a laggiù, quindi ci potevo lavorare bene. Voi qui non ci vedete quasi niente, questa è una fotocopia ridotta in piccolo, dove c'è la Via Lattea e il North Sky, il cielo del nord. E Giulio Perrone mi dice: guarda un po' se questa cosa che ha tirato fuori deve portare un qualche senso scientifico, cosa ci può fare. Io prendo questa roba, prendo il computer, siccome il movimento delle stelle è come un grande orologio, invece di farlo andare avanti, il computer lo fa andare indietro, 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 fino a che tutte le stelle segnate non mi hanno raggiunto la posizione che c'era su questa mappa che aveva fatto Davenport, che io manco avevo conosciuto. 9.000 anni fa, uguale. Dico: guarda che carino, David Davenport poi questo lavoro non l'aveva potuto fare perché ai suoi tempi non c'erano quei microcomputer che ti permettevano di fare una cosa del genere. Ci sarebbe voluto il computer della NASA o di un sistema universitario particolarmente avanzato, che comunque sapete sono quei computer che usava tre stanze. Oggi invece questo computer qui, questi computer qui piccoli, noi al CNUCE di Pisa ci facevamo i programmi, ma il computer che c'era nel CNUCE occupava due stanze come questa. Cosa che oggi fa un computer di questo tipo qui, pensate. Quindi Davenport non si era potuto inventare sta cosa. Cominciavano a tornare un po' troppe cose. Guardate, qui c'è, possiamo fare anche un po' del gossip, perché a me mi garba fare il gossip, però perché uno si può pensare, quello è una persona seria, sì, ma fino a un certo punto. Va sdrammatizzato tutto nella vita. Ecco, questo forse è un po' io, vedete che c'è scritto Sky North, e il sud dov'è? Il sud c'era anche la mappa sud. Quando David Davenport scomparve, sparì. Sembra che un signore che si chiama Roberto Pinotti se ne sia impadronito e non la molli più. Roberto Pinotti è tutt'oggi il presidente del Centro Ufologico Nazionale. C'è un altro problema. Io avevo ricevuto da Giulio Perrone tre pezzettini da analizzare. Erano nel CUN. Quindi, dopo che ho fatto l'analisi, riconsegno i tre pezzettini al presidente del Centro Ufologico Nazionale, che si chiamava Pinotti, si chiama tuttora Pinotti, perché le ridesse, tornando a Roma, a Giulio Perrone. Dopo qualche mese Giulio Perrone mi telefona e mi dice: scusa, ma quanti pezzi ti ho dato? Tre. E allora perché me ne hai dati due? Un pezzo era rimasto da qualche altra parte. Sì, succede nel Centro Ufologico Nazionale. Però la cosa interessante è che allora mi sono messo a studiare un pochino di più questo problema. In quell'istante, in quel momento, mentre collaboravo con il Centro Ufologico Nazionale, feci uno studio che, come al solito, mi venne, commissionato dal presidente del Centro Ufologico Nazionale, il quale mi disse: guarda, c'è un testo interessante di cui non sapevo neanche l'esistenza, che si chiama Vimanika Shastra, vedremo cosa vuol dire poi in sanscrito, studiatelo. Lui me ne fornisce una copia che aveva trovato a Bangalore in India, su una bancarella, forse una delle ultime copie esistenti nel mondo originale. Lui era andato in India, ci tornerà poi in India l'anno dopo, per un congresso della IAF, che è l'Associazione Astronautica Internazionale, e aveva portato una, sono legati al SETI, Search Extraterrestrial Intelligence, eccetera eccetera, è una struttura che in confronto il CNR è una cenciata, cioè un gruppo di politici che fa finta di fare ricerca ma che in realtà puppa i soldi e basta. Comunque, cosa succede? Si pigliano, io faccio le mie ricerche, queste ricerche che poi sfoceranno in una comunicazione alla IAF. Io non potevo andare in India, ci va Pinotti. Non si è capito come mai Pinotti toglie il mio nome dalla comunicazione, se ne fa lui autore unico e principale,
E questa comunicazione ha un grande successo perché esce su tutti i giornali indiani, i quali vedevano l'India al centro di una cosa importante, gli alieni, noi avevamo una civiltà superiore tanti mila anni fa, quindi siamo dei Ganzi. È un po' come fanno gli egiziani con le piramidi, che sostinano a dire che l'hanno fatte loro, anche se non è vero, perché sennò Zaki Hawass è costretto a dire che gli egiziani sono poveracci. Invece no, se ci sono le piramidi, gli egiziani sono Ganzi. C'è dietro un'operazione politica di questo tipo. Come sempre, queste operazioni politiche, poi la scienza e queste operazioni politiche non hanno niente a che fare tra di loro. Però ci troviamo in questo problema. Addirittura l'eco degli articoli pubblicati su questa roba che ora vi racconto arriva in Italia. Quando Pinotti torna in Italia gli fanno le interviste, eccetera, eccetera. A me non mi importava niente, perché io, te mi dai un lavoro da fare, io te lo faccio. Faccio sempre il soldato, allora facevo colui, mi mandavano in televisione a combattere contro Margaret Thatcher, gli dovevo abbaiare contro, no? La dovevo mordere, dicevacci te, che te lo sai fare, e io andavo là, mordevo, Pacini, quella gente lì, il Cica, l'ho presi a morsi un sacco di volte. Però il problema fondamentale è che dietro questo studio di Manikash c'era un trattato, Vimanika Shastra. Shastra vuol dire trattato, Vimanika di Vimana. E Vimana che cavolo è? Viman. Vi vuol dire cosa che vola. Man vuol dire luogo abitato dove ci sono degli esseri viventi dentro. Grosso modo. Perché vi dico grosso modo? Perché nel testo di cui io avevo il sanscrito come traduzione e il frontespizio in inglese, in italiano questo testo non esiste. E quindi io, sperando che la traduzione in inglese fosse stata fatta correttamente, perché sapete, se no si fa come il telegrafo senza fili, cercavo di capire in inglese se dentro questo trattato ci fossero effettivamente cose scientifiche che potevano tornare con quello che sapevamo noi oggi. Trattato sulle macchine volanti. Ci sono diversi capitoli, c'è scritto la dieta che i piloti dei Vimana devono fare per mangiare, c'è scritto quali sono le leghe con cui vengono costruiti questi Vimana, c'è scritta la descrizione del Vimana, in realtà cosa serve, dei diversi più di 30 principi che servono per muoverli e così via. Va bene, ma dico, saranno vere o sono tutte puttanate? Intanto il testo è del 1918. Prima non c'è niente. Che vuol dire? Vuol dire che il signore che ha dettato questo testo in sanscrito per la prima volta, un signore che si chiamava Subbaraya Shastri, una mattina si sveglia e dice: ora ti detto questo libro. Perché? Perché in India c'erano e ci sono ancora tutt'oggi i cosiddetti uomini libro. Cioè la cultura loro non era una cultura della trasmissione dei dati via scrittura. C'erano gli uomini libro, coloro che si ricordavano le cose. Ogni uomo si ricordava un libro, come in alcune popolazioni africane succede la stessa cosa. È un fenomeno culturale importante. Nel 1918 Subbaraya Shastri, non si sa bene perché, ha deciso di dettare questa roba in sanscrito. Poi mi sembra nel 1925, se non mi ricordo male, viene tradotta per la prima volta in inglese. Quindi da un editore che si chiamava Joshier, io ho dei filmati originali di questo, che non sono mai passati su nessuna televisione, dell'intervista a questi signori, quindi esistono veramente, ci sono stati. Il testo viene analizzato dall'Istituto di Sanscritismo dell'Università di Bangalore. Perché quando questo testo viene fuori e comincia qualcuno ad interessarsene, lì c'era scritto che 3.000 anni prima di Cristo gli indiani andavano in giro sulle macchine volanti, chiamate Vimana. Allora l'Istituto di Bangalore, di sanscrito, si interessa di questa cosa e pubblica un lavoro scientifico di cui io ho l'estratto, che analizza il testo e alla fine dice, boh, non lo so. Se mi sembra strano, dice il testo, che questo signore si è inventato tutte queste cose, ma ci sembra anche strano che 3.000 anni fa in India ci fossero i dischi volanti.
praticamente racconta questo. Quindi si rimane così a vedere se usciranno in futuro altri dati che ci possono dare una mano su questa cosa, punto. Non se ne è più saputo niente. Questa è una tecnica che uso anch'io quando faccio le pubblicazioni su Tetrahedron Lattice oppure sul Chemical Society. Noi abbiamo 10 dati e concludo dicendo: ulteriori studi are in progress. Chi li farà questi ulteriori studi? Io no, davvero non ce ne voglia. E infatti non li fa nessuno e questi ulteriori studi non vengono mai fatti. Quindi è una pratica comune che si utilizza quando si scrivono questi lavori tecnici e scientifici. Quando si scrivono i lavori tecnici e scientifici si scrivono le peggio stronzate di questo mondo. Hai scoperto una reazione per caso, puro culo, te scrivi: avevamo capito che la reazione sarebbe andata così e quindi abbiamo fatto questa prova. Vi posso assicurare che è così. Questo lo chiamiamo the trippa effect, cioè l'effetto trippa, perché la trippa si allarga, si allunga, si accorcia, ci metti dentro tutti i dati che vuoi, se no questo punto è fuori, e quindi sicuramente questo punto che era fuori della retta è sbagliato. No, chi l'ha detto? A me mi conviene che è sbagliato, se no non mi torna la retta, magari quello è l'unico punto giusto, funziona così, quindi non c'è da preoccuparsi. Però basta sapere, quando te lavori con il metodo galileiano, se lo conosci bene, il metodo galileiano devi conoscere che ha dei limiti. Se te non conosci i limiti del modello galileiano, non conosci il modello galileiano. Quindi bisogna sapere che te vedi solamente il 2% di quello che esiste, il 2 per 1000 di quello che esiste. Il modello galileiano prevede scientificamente che deve esistere un fenomeno, per esistere deve essere ripetibile in laboratorio. Quindi un fenomeno che succede una volta sola non esiste. Così c'è scritto, l'ha detto Galileo, poi in realtà non l'ha detto neanche Galileo, l'hanno detto quelli dopo, che hanno studiato come Galileo studiava le cose e hanno creduto che Galileo le studiasse in quel modo lì, ma secondo me le studiava in un modo completamente diverso. Tutte le cose che non si vedono non esistono, no? È un po' una situazione aristotelica. Aristotele dice: ma perché dovete studiare l'anima, che l'anima non si vede? No? L'idea fondamentale è che a me mi avevano insegnato che Aristotele e Galileo, la differenza era lì. Aristotele studiava sui libri degli altri, ci pensava e poi scriveva un libro suo. Galileo non si fidava. Leggeva sti libri, dice: non fammi fare provare in laboratorio a me. Allora l'idea fondamentale era che la differenza, a me me l'hanno insegnato, era una cazzata, non è vero. La differenza fondamentale non è tra Aristotele e Galileo, ma è tra Platone e Aristotele. Perché Platone dice: c'è l'anima, è inutile curarvi il vostro corpo se non avete curato l'anima. Aristotele dice: chi se ne frega, l'anima si vede? No, si misura? No, chi se ne frega, non c'è, non ci stiamo a pensare sopra. Questo è l'aspetto fondamentale. Quando te fai poi gli studi di reazione, la chimica organica per 30 anni, 40 anni, arrivi in fondo che ci sono delle cose che te, il tuo algoritmo matematico non te le dice, non te le spiega, ma le senti dentro. Se hai il coraggio per una volta di accettare quello che senti dentro, la reazione ti è venuta. Una volta mi è successo, c'avevo una laureanda, stavo facendo una sintesi su un complesso del nickel, doveva fare una reazione, come una cosa incasinata, era la prima volta che facevo queste reazioni, questa laureanda non gli arriva manco una reazione, erano passati 7 mesi e non si sarebbe potuta laureare. Io di notte non sapevo come fare. Un bel giorno di notte sogno che sono la reazione, sta a sentire, sono la reazione. Ah, questo è una forte. Questo deve essere il salvaschermo. Sono lo spettro. Allora, è forte. Sono la reazione. Io mi sogno di sono la reazione. In quel momento, mentre sono la reazione, capisco perché non funziono, perché non vado avanti. Mi sveglio, segno su un foglietto le correzioni da fare, il giorno dopo vado in laboratorio, prendo la laureanda e gli dico: guarda, la reazione falla così, temperatura questo, solvente questo, concentrazione quell'altra, poi io vado un attimo di là nello studio, poi mi viene a dire che cosa è successo. Un gli è venuta la reazione. Sicché la dottoranda, laureanda, viene e fa: no, professore, come ha fatto a inventarsi queste condizioni così strane? E io in quel momento gli ho detto: me le sono sognate di notte. In quel momento ho perso 10 punti. Però se non me le segnavo di notte, era ancora lì che stava a laureare. Quindi lì cominciai a capire che c'era qualcosa, oltre l'idea del lobo sinistro, cioè la razionalità per capire le cose, c'è anche qualcosa che fa parte del lobo destro. Questi testi vanno
visti anche da questo punto di vista, gli antichi sanscritisti non c'avevano gli algoritmi, ma erano in contatto con la natura e in qualche modo erano in grado di percepire dei fenomeni che ora noi non percepiamo e comunque descriveremo con modi completamente differenti. Queste figurette qua, che poi vediamo meglio ora, sono i disegni che nel 1925, eccole qua, nel 1925, sotto dettatura di Subbaraya Shastri, un disegnatore esperto fece. Sono i diversi tipi di vimana con i loro motori. Ce ne sono alcuni, perché i vimana sono 25 tipi diversi. Il Sundara vimana, il Rumka vimana, il vimana da trasporto, il vimana da battaglia, tutto scritto nel testo Vimanika Shastra. Capite che lì, se vogliamo andare a vedere nei particolari le cose, il Rukma Vimana, ci sono delle cose che vi voglio far notare subito. Primo, i Vimana non erano fatti così. Se mai fossero esistiti, i Vimana non sono fatti così. Saranno fatti in un altro modo, ma in quel momento, con quei prerequisiti che avevano allora, con questo pandit che in un modo un po' aulico cercava di spiegarti le cose, sono venuti fuori questi disegni. Oggi sarebbero venuti fuori disegni completamente differenti. Per esempio, Ezechiele vede la macchina volante, lapsus freudiano, vede la gloria del Signore che scende. Allora c'è un tizio della NASA che nel 1969, mi sembra, ha ricostruito sulla base delle testimonianze quella che sarebbe potuta essere una macchina volante aliena sulla base delle descrizioni di Ezechiele. Dopo tanti anni, magari sono passati 30 anni, la stessa cosa la faccio io, sono venute fuori due macchine completamente differenti, basate sullo stesso testo. Ma perché? Perché io avevo dei prerequisiti completamente differenti da quel tecnico della NASA. Quindi oggi queste descrizioni ci farebbero vedere una macchina diversa. E allora lui, l'antico, cosa fa? Ci mette dei motori elettrici, sono delle bobine con del filo che gira. Questa è una caratteristica che hanno tutti questi tipi di vimana. Questi sono pine, come delle canne d'organo, che non si sa a che cosa servono. Là sopra, in alto, ci sono delle cose che girano. Queste come fossero delle eliche. Lui voleva descrivere delle eliche che in qualche modo servissero per tirare su questo oggetto. Ma chissà che cavolo poi in realtà doveva essere questo tipo di roba. Questo è il piatto, la base. Questo ci ricorda molto la simmetria di molti oggetti volanti non identificati di oggi, che hanno una simmetria molto particolare, o una simmetria sferica, o una simmetria planare, il fine sauce al piatto volante, o una simmetria cilindrica. Comunque si potrebbe dire che sovente sembra che il momento di inerzia su uno degli assi principali abbia questa particolarità. C'è una simmetria forte, insomma. Il testo, il Vimanika Shastra, qui vediamo un altro tentativo di immaginarsi delle eliche che servivano come un overdraft a far muovere questo oggetto secondo chi l'aveva disegnato in qualche modo. Nel testo, questo è un testo che non è scritto in modo aulico come potrebbero essere alcuni altri testi tipo il Ramayana. Tutte le volte me devo ricordare che si dice Ramayana, non Ramayana, quella sembra una margherina. Ramayana, 17 volumi di poema epico. Se voi andate in India oggi, aprite la televisione, scoprite che invece di esserci JR c'è la storia di Rama a puntate, cioè la fanno vedere come dei fogliettoni, fa parte della loro cultura, come dei fogliettoni. Questo per dire che è importante per gli indiani la cultura di questo tipo di cose. Non è un testo aulico il Vimanika Shastra, parte con delle frasi di questo tipo. Il pilota del Vimana, prima di azionare il motore, si deve ricordare di girare sotto il cruscotto il tal pulsante in un senso antiorario. Facendo così si alzerà dietro di lui una parete che eviterà che quando accende il motore le radiazioni lo fottono. C'è scritto così. Fottono, l'ho aggiunto, è una licenza poetica. Quindi è una cosa precisa, poi ne vediamo alcuni esempi di traduzione, sempre che sono stati fatti dall'inglese. Questo, vedete questo tempio? Questo è un tempio indiano, guardate, lo vediamo da un'altra angolazione. Questo tempio si chiama Vimana, perché è stato costruito a forma del Vimana.
notate in alto la cupolotta e quei pallettine che sono lì, sono decisamente simili per esempio a questo tipo di rimana o a quell'altro dove la palla era ancora più grande, dove ci sono i soliti motori, questa strana tubo e quella parte là sopra che è in alto, che sembra essere, all'interno della descrizione del rimana, una specie di cristallo, di palla, di riflettore, una cosa clignottante, che si accende e si spegne con una certa frequenza. In effetti noi abbiamo dei filmati che fanno vedere dei presunti oggetti volanti non identificati con questa caratteristica. Uno di questi oggetti è che poi ovviamente questi filmati non si riesce mai a capire fino a quando sono veri o quando sono falsi. Io qui, ora, in questo momento, non voglio dire falso o vero, però vi dico, ci sono dei filmati che presentano, l'oggetto volante presenta questa caratteristica. Mettiamolo lì, nel cassetto dei miracoli, questo dato, se magari ci serve in futuro lo ritiriamo fuori. Questo per dire che il concetto di rimana, di macchina volante, è intriso nella storia della popolazione indiana. Questa è la ricostruzione che abbiamo fatto qualche tempo fa al computer di un vimana tondo, di quelli tipo flying saucer, diciamo così, dove ci sono queste tre ruote che loro descrivono che stanno sotto e che tengono il vimana. Le tre ruote che qualcuno può pensare che siano carrelli d'appoggio, non c'entra niente, sono tutte altre cose. Però mi è piaciuto mettere in fondo alcune fotografie storiche di UFO visti, fotografati tanti anni fa in tutto il mondo, per dire, beh, però c'è una certa somiglianza, chissà. E a questo punto andiamo a vedere che di vimana si parla anche in altri testi. Lo sapete quanti testi sono quelli che parlano di vimana? Un'ottantina conosciuti. Perché dico conosciuti? E gli altri? Gli altri non si sa se esistono o no, perché nei testi conosciuti si fa riferimento, bibliografia, ad altri testi. Per esempio, quando c'è scritto, ritorno un attimo indietro, il pilota deve alzare quel congegno per evitare di avere dei problemi quando accende il motore, c'è una nota, la cui traduzione in inglese, perché io il sanscrito non lo so, la cui traduzione in inglese suona così: per altre informazioni, rivolgersi al grande libro delle macchine. Io non so cosa sia questo grande libro delle macchine, non c'è, però chi ha scritto questa cosa evidentemente ha messo la sua nota bibliografica, abbiamo detto così, il grande libro delle macchine. Scott Elliott, che è un altro scrittore che si è interessato soprattutto di Atlantide, Atlantide è un'altra cosa, non c'entra niente, non sappiamo se era su questo pianeta, se è mai esistito, se è una leggenda, se è un mito, però questo signore trova una certa relazione, perché in alcuni testi che ha studiato ci sono, sembra, relazioni tra i cosiddetti Ashvin e i cosiddetti Vimana. Gli Ashvin erano le macchine volanti degli Atlantidei, chiamiamoli così, poi potrei chiamare Giuseppe, Giovanni, mentre i Vimana, che erano di una fazione diversa, erano le antiche macchine volanti degli indiani, e queste si facevano la guerra tra di loro. Questo è in culture completamente differente da quella indiana. Questa è la ricostruzione al computer in 3D di un Pushpaka Vimana. Il Pushpaka Vimana è un Vimana da trasporto. Strano, perché tante di questi indizi cominciano a essere troppi, gli indizi. Per esempio, qui abbiamo delle citazioni. Allora, è inutile che io vi dica le cose, leggiamo alcune citazioni, io sono un po' ciecato, ma ora ve le leggo. Per esempio, da questi 20, 30, 40, 80 altri testi. Allora, per esempio, per quanto riguarda il Vimana, è un veicolo progettato per muoversi solo in aria e anche in acqua. Questi sono i Rig Veda, eh? In un'altra cosa si dice, è un veicolo progettato per muoversi sulla terra e anche in acqua. Da un'altra parte, è un veicolo progettato per muoversi nei tre elementi. Un'altra citazione della Rig Veda, è un veicolo sospinto da un motore ad aria, è un veicolo con un motore potentissimo. Per esempio, ci sono questi Kata Sagara,
che questo è un nome, è un termine che indica gli operai altamente specializzati nella costruzione delle macchine volanti. Oh, se c'è l'operaio che costruisce la macchina volante, uno può pensare anche che c'è sta pure la macchina volante. I Dimana sono 25, qui ci sono tutti i nomi. E sono descritte tutte le, come si dice, caratteristiche che hanno questi Vimana, da trasporto, da guerra, da battaglia. Nel Vimanika Shastra c'è scritto, non ci andate in quella posizione dello spazio perché lì ci sono delle onde che distruggono anche il pilota, non andate da quest'altra parte dello spazio perché lì ci stanno a fare la guerra questo pianeta con quell'altro pianeta, non andate lì perché lì ci sono le radiazioni che non vi fanno passare, come se oggi si parlasse di posti a livello delle Star Trek, insomma, dove effettivamente è meglio non andare. Tabella periodica degli elementi di Mendeleev. Questa è una delle tanti modi di scrivere gli elementi. Molto vecchio, perché Mendeleev questa cosa l'ha scoperta ai primi del 1900, sono forse prima. Perché ve la faccio vedere? Perché Vimana dice, te lo spiego io come sono fatti Vimana. I Vimana sono fatti con tre tipi di metalli, tre, che nomina, e che sono 27. Un altro dice sono 36. Questi metalli, quindi già discordanti apparentemente, questi metalli devono avere una caratteristica, devono essere lucidi, risplendere come il sole, e devono in qualche modo assorbire il calore. Se voi contate qui nella tabella periodica degli elementi, contate i metalli, quando si studiava a scuola tanti anni fa, i metalli erano effettivamente di tre tipi, gli alcalini ferrosi e i terrosi. Era un modo di dire, oggi non si dice più così, ci sono i metalli e basta. I metalloidi è una cosa che si studiava milioni di anni fa, ora non si studia più la chimica organica in questo modo. Ci sono i metalli, basta. Però allora si diceva che c'erano tre tipi di metalli, tanto è vero che Mendeleev li divide in 1, 2 e 3, A e B, che sono quelli più complicati perché c'è sta tutta una serie di elettroni che non fanno le cose che dovrebbero fare. Però se noi li contiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui ce ne sono altri due, 11 e 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Questi chiaramente non sono metalli. E ha tolto tutti questi. Oh, 27, l'ha detto anche Vimanika Shastra che sono 27. Possibile che sarà un caso. Però ha detto anche che sono, che c'è qualcuno che dice che sono diversi, vedete? E poi sono anche di 38 tipi. Vedete, 38 tipi. Qui ce ne sono altri due qui sotto che non vengono tirati fuori in questa tabella, ma che magari noi la vediamo in una struttura, una tabella più complicata, più completa. Vedete che ci sono tanti modi per disegnare anche oggi la tabella periodica degli elementi, e anche allora, se uno conosceva la tabella periodica degli elementi, ci sono tanti modi di contare e di catalogare i metalli. Se voi li contate e li catalogate in un altro modo, tenendo presente anche questi metalli qui, senza questi due che sono gli lantani dei lattini, o con questi qui nel mezzo e questi qui, un vengono 38. Ma sarà un caso, che ti devo dire? Però indizi su indizi ci fanno pensare che forse questi signori ci avevano ragione. Chi lo sa? 32 segreti del Vimana. Capitolo in cui ti spiego io cosa fa il Vimana. Non ve li leggo tutti e 32, però ve ne leggo alcuni. Così si capisce dalla traduzione in inglese, perché io il sanscrito non lo so, qual è il significato della cosa a livello di testo. Per esempio, il numero 7. Secondo il Shakti Tantra, che è un trattato, per mezzo della Vinaratiya, Vikarana ed altri poteri nel cuore della massa solare, si possono attrarre le forze del flusso etereo nel cielo e mescolarla con il Bala Vikarana Shakti nel globo aereo, produrre in questo modo una copertura bianca che renderà il Vimana invisibile. Il linguaggio è un linguaggio aulico da una parte, ma anche molto tecnico. Ce n'è una molto carina, la 14.
attraendo i 13 tipi della forza caracana e menzionati nel Caraca Paracarana, che è un altro trattato, applicando aria sovraccarica di neve e proiettandola attraverso il tubo convettore d'aria verso gli specchi Pashpine, e questa è una traduzione che non è stata fatta, quindi rimane la parola in inglese, nel lato anteriore destro del Vimana, e focalizzandoli sopra il raggio Suraga, apparirà a chi guarda il Vimana una donzella celeste coperta di fiori e gioielli. Vedete, questa sembra una cosa un po' strana, però vi posso assicurare che c'è una relazione fondamentale che noi abbiamo studiato tanti anni fa tra i fenomeni delle apparizioni maiane e gli UFO. Quando compare la donzella, c'è sempre il filmato che in lontananza ti fa vedere l'UFO che si muove. Sapete, io ci ho scritto un libro tanti anni fa con un altro autore, che era il dottor Roberto Pinotti. Però ha detto che è così, no? E, su questi fenomeni di apparizione della Beata Vergine, avevamo scoperto che c'erano delle relazioni forti, cioè che per esempio nei grafici che facevano vedere certi anni in cui c'erano tante apparizioni mariane erano gli stessi anni in cui si vedevano tanti UFO. Da un punto di vista statistico questa ha un significato, questa cosa. Io avevo visionato poi dopo, in privato, alcuni filmati in cui nella cappella X della chiesetta tal dei tali, mentre la Madonna appare a Tizio e a Caio, c'è l'UFO fuori che si muove. Ne ho visti diversi, infatti, filmati che non ho mai mostrato a nessuno, però ci sono. Storie di adduzione umana sarebbero assenti in Cina e in India. Chi gliel'ha chiesto? Questa è una cosa interessante, una nota che tira fuori in questo articolo. Di questo ne parleremo poi dopo nella parte number two di questi interventi. E parla anche degli ufficiali più bassi in grado, i militari, sono assolutamente all'oscuro del problema, dicono alcuni invece di rango elevato, sebbene esistano ancora molti scettici a causa della scarsità di notizie e a causa di una bassa cultura locale sul problema. Sembra che la classe media abbia cominciato a capire che la tecnologia aliena potrebbe essere anche molto importante economicamente. Questo è stato tratto, è del 2003, dall'indiadaily.com, un giornale su internet che parla di queste cose. Ma non finisce qui. Per esempio, qui c'è un puntino laggiù, un puntino piccolo, dietro ci sono i monti, sono le nostre Dolomiti. Il puntino piccolo, analizzato con il computer, diventa questa cosa qua. Opportunamente ristrutturato, assomiglia a una cosa del genere. Un pallone sonda? Sì, il pallone sonda della HAC. È quadrato praticamente, rettangolare questo pallone sonda. Io ho un film che qualche giorno metterò su internet. Veramente sembra un pilone della HAC. È una cosa fatta così, però è un filmato che, dove questa specie di rettangolone vola su una città italiana, dura quasi un minuto il filmato, quindi si vede benissimo. Beh, UFO rettangolari esistono, sono stati visti in diverse parti del mondo. Qui ci sono diversi articoli di giornali, per esempio una testimonianza per tutte. Era di forma rettangolare e non stava emettendo nessun rumore. Noi guardammo in timore reverenziale come volò in alto sull'oceano. Volò lentamente oltre di noi, alla sinistra, e procedette scivolando sulla città. Triangolari, rettangolari, tondi, come c'è scritto nel Vimanika Shastra. Subbaraya Shastri si è inventato delle cose interessanti nel 1919, quando ancora non c'era il 1947, quindi quando ancora nessuno aveva parlato di UFO. Questo va detto, poverino. Nel 18 lui l'ha scritta questa roba, il primo UFO di Kenneth Arnold del 1947. Basi aliene in India, alla grande, perché qui i giornalisti si scatenano. Ci sono alcune popolazioni dell'India che vengono perseguitate da strane radiazioni, da strane malattie, da strani esseri che gli invadono i quartieri delle loro capanne e li spaventano a morte. È intervenuto l'esercito pakistano, questa roba è andata sui giornali. Che cose strane. Qui bisogna fare il punto della situazione.
E vi ricordo che il buon Pacciani è stato condannato con prove indiziarie. Perché? Nessuno l'ha preso con la pistola o col coltello in mano. Ma quando le prove indiziarie sono talmente tante, è evidente che la probabilità che Pacciani sia colpevole diventa quasi certezza. Qui ci troviamo di fronte a una situazione analoga. Cioè, non ce l'ho la prova scritta che ci sono delle tecnologie elevate 3.000 anni prima di Cristo. Non ce l'ho. Però ci sono delle prove indiziarie che non solo riguardano poi in fondo la civiltà della Valle del Lindo, ma riguardano la nostra civiltà del Mediterraneo, il Sud America, quindi l'America Latina. Oserei dire la Cina. Anche all'interno della nostra cultura, se voi andate a leggere le memorie degli antichi pievani, cioè i preti di una volta, scoprite delle cose. Io una volta ho trovato nel 1200 la cronaca in Toscana del prete che esce verso le 6:30 di sera dalla sua chiesetta e vede un oggetto tondeggiante che si poggia al suolo a 1 chilometro di distanza. Ne escono delle figure alte, molto più alte di noi, tutte vestite di bianco, che in fila se ne vanno dentro nel bosco. E allora tutti chiamano, suonano le campane come si farebbe per Don Peppone e Don Camillo per avvisare la popolazione. Tutti vedono questa cosa, questi rientrano nella macchina volante, chiamiamola così, che si rialza e se ne va. E questo è stato scritto nella cronaca, è chiaro. Di queste testimonianze ce ne sono tantissime. Clipeologia, io la chiamo proto-ufologia, che forse è un termine migliore. Qual è il problema? Il problema è che se dobbiamo dare retta a come hanno condannato Pacciani, ho il tremendo sospetto che qualcosa di tecnologico ci sia stato molto tempo prima. Perché la scienza invece ha un problema grave nel dover accettare una situazione del genere? È semplice. Perché c'è una specie di paradigma. Questo paradigma viene violato. Il paradigma della scienza dice questo, degli storici più che altro, ma anche gli storici sono scienziati. Non ci può essere una cosa migliore prima e peggiore dopo. Prima c'è l'età della pietra, poi ci sono i missili. Non ci possono essere i missili prima e poi l'età della pietra. Questo va contro i principi dell'evoluzione umana. Questo paradigma, l'esistenza di questo paradigma, vieta di poter credere, di poter pensare che 3.000 anni prima di Cristo qualche cosa non convenzionale, che non rientra nella nostra logica, sia in realtà accaduto. Quale sarà la nostra risposta? Io non lo so. Io, se volete sapere la mia, io credo che questa cosa sia realmente accaduta. Cioè, ci siano state tracce di una tecnologia, tanto tempo fa, che non è neanche la tecnologia che abbiamo oggi. Io penso questo, sulla base di queste prove indiziarie. Però, ognuno di voi chiaramente deve mantenere la propria idea su questa cosa. La cosa importante è però poter discutere di queste cose, tirarle fuori, dirle, perché magari alcuni di voi non le conoscono. E allora, una volta che uno ha acquisito conoscenza di queste cose, in programmazione neurolinguistica si dice che hai una migliore visione della realtà che ti circonda e quindi la puoi giudicare meglio, perché hai più dati. Ecco, come tornerete a casa questa sera con l'idea che c'erano gli alieni 3.000 anni prima di Cristo? Questo non lo so. Secondo me sì. E con questo vi lascio riposare per 5 minuti e poi diremo un'altra cosa. Grazie per ora.